Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti perché consentono al Governo di fare chiarezza su un tema di primaria importanza per la qualità di vita dei cittadini, qual è quello dell'universalità e dell'accessibilità delle risorse idriche. L'attuale comma 1 ter dell'articolo 15 del decreto legge 135 del 2009 chiarisce infatti che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico devono avvenire nel rispetto del principio di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e al prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal codice in materia ambientale, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. L'acqua dunque è e resta pubblica e le polemiche che si concentrano sulla proprietà di questa risorsa fondamentale per l'uomo non fanno altro che allontanarci dal cuore della discussione, ovvero l'innalzamento dei livelli di qualità da offrire al cittadino e degli investimenti da effettuare per il miglioramento strutturale delle reti idriche del Paese. Ricordo che la riforma dei servizi pubblici locali al centro dell'agenda di governo, sin dall'inizio della legislatura, è stata introdotta nel rispetto della disciplina comunitaria e in un'ottica di affermazione dei principi della libera concorrenza, offrendo un quadro di regole chiaro, certo, nella sua applicabilità, equilibrato rispetto al contemperamento dei vari interessi in campo e della chiara impronta liberale. La nuova normativa fissa un quadro regolatorio che ha come obiettivo quello di dare organicità alla materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, partendo da una puntuale disciplina della modalità di affidamento e di gestione, delineando un chiaro regime transitorio. Ricordo in tal senso la sentenza della Corte Costituzionale al 325 del 2010 che si è espressa in favore e in merito non solo alla legittimità della nuova disciplina ma anche sulla ragionevolezza delle scelte adottate. Nonostante le grandi resistenze dei difensori dello status quo, si è riusciti nell'intento di trovare una sintesi utile per il Paese e di introdurre un'iniezione di concorrenza e trasparenza in un settore caratterizzato ancora da un rapporto costo-qualità del servizio troppo spesso inadeguato. Non posso non rilevare che i quesiti referendari sui quali i cittadini saranno chiamati ad esprimersi il 12 e 13 giugno prossimi rischiano di riportarci indietro a prima della cosiddetta legge Galli, quando le aziende municipalizzate gestivano i servizi fuori dalla concorrenza con una forte ingerenza della politica e senza spirito imprenditoriale. D'altra parte è pur vero che quel passato è ancora presente se pensiamo che ancora oggi il decreto ministeriale per la determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato è quello dell'agosto del 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti dell'epoca in attuazione alla legge Galli. In merito alla cessazione degli affidamenti in house non conformi alla nuova disciplina, prevista per il 31 dicembre del 2011, è stata avviata la discussione presso la Commissione Affari Costituzionali di questo ramo del Parlamento di alcune risoluzioni che toccano anche il tema della proroga di tale termine con particolare riguardo terminato al servizio idrico. In quella sede tale eventualità potrà sicuramente essere oggetto di approfondimento. Ritengo tuttavia che il tempo che intercorre tra la data del referendum e quella prevista per la cessazione degli affidamenti in questione è tale da escludere quanto ipotizzato dagli onorevoli interroganti con riferimento al corretto esercizio della sovranità popolare. Grazie Ministro.